cominciò con un cavallo che si chiamava Treviso, sì. Per questo che lei scelse la razza maremmana. Mi spiega, mi racconta com'è è cominciato questo suo amore per questo tipo di cavallo? Eravamo andati dopo contatti con la Regione Veneto, all'Istituto Incremento Ippico di Ferrara per scegliere uno stallone per coprire delle cavalle che avevamo qua. E in quell'occasione ci presentarono tre stalloni, tra cui uno che aveva il nome Treviso, era maremmano. Io ho anche una discendenza toscana, mio nonno era di Alto Pascio, così, e poi l'altro mio nonno aveva una cavalla maremmana che gli era stata data come danni di guerra nella guerra 15-18, e quindi poi questo maremmano tornava a casa, si chiamava Treviso, abbiamo preso Treviso. Allora, il maremmano era il cavallo dei butteri, cioè di quei allevatori che allevavano vacche allo Stato Brado e avevano i cavalli per seguirle in Toscana. Poi l'esercito negli anni nell'Ottocento e poi fino al Novecento li ha incrociato con puro sangue, con cavalli inglesi, eccetera, per produrre il cavallo per l'esercito. Però, siccome veniva allevato brado fuori, questi incroci non hanno avuto un grande successo. Praticamente il maremmano per maremmano si riproduceva, gli altri praticamente non erano così rustici da resistere. È stata fatta una selezione su questo animale rustico. Quindi un animale rustico, un animale che è abituato a vivere in branco, quindi una volta preso e che il domatore si è dimostrato di essere in grado di gestirlo, di essere il capobranco, diventava un cavallo molto affidabile. E lì è nata la storia del cavallo maremmano moderno. All'inizio dell'Ottocento hanno cercato di utilizzare un cavallo per il calesse e volevano dei trottatori. Nel Veneto veniva allevata questa razza Piave, che poi era la stessa che veniva allevata nei Friuli, la chiamavano la Friulana. Era un cavallino grigio, molto resistente, che veniva allevato lungo il Piave, soprattutto nella parte bassa. E questo allevamento praticamente è scomparso con la Prima Guerra Mondiale e con la guerra. Allora, questa famiglia di Crespano, Rossi, per tre generazioni hanno utilizzato questi cavalli per l'attività sportiva e hanno vinto dappertutto in Europa. Se voi andate al Museo del Trotto, nelle Marche, a San Giorgio delle Marche, sì, e là trovate tutte le medaglie, tutto quello che ha vinto questa famiglia e soprattutto Giuseppe Rossi. Che qui a Crespano c'è un monumento molto bello e anche famoso, tanto che il sindaco voleva portarlo via dal cimitero e portarlo in piazza a Crespano, e che rappresenta un po' la storia dell'allevamento del cavallo.